Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si comprime un'immagine JPEG per ridurre l'occupazione all'interno, per esempio, dell'hard disk. Vediamo questa immagine di prova. Se non la vediamo, non sembra neanche avere una qualità, facciamo lo zoom, così alta. Non sembra avere una qualità, sembra provenire addirittura da una qualche scansione di una fotografia. Ma se noi andiamo a vedere, per esempio, nella cartella che la contiene, vediamo che questa immagine di prova occupa 9 MB. È in realtà un'occupazione un pochino esagerata. Molti servizi di email gratuita, per esempio, hanno una dimensione massima degli allegati, di solito 10 MB. Quindi potrebbe essere necessario ridurre l'allegato perché altrimenti il servizio di posta non ci consente questo tipo di servizio. Quindi oggi noi utilizzeremo GIMP, che è un programma gratuito che si può installare in svariate piattaforme, in svariati sistemi operativi. Noi utilizziamo Linux Xubuntu, ma può essere installato anche in Windows, e praticamente caricheremo questa immagine da 9 MB e noi tenteremo di comprimerla al massimo in maniera molto semplice e veloce. Allora facciamo File, Apri, andiamo nell'immagine di prova. E vedete che ci dà questo menu. Noi clicchiamo immediatamente Converti, facciamo fare tutte le cose che vuole. E la prima tecnica di compressione, per esempio, è quella di ridurre la dimensione. La dimensione, per esempio, noi vediamo che è 6036 pixel in orizzontale per 1656 pixel in verticale. È molto grande, non ci serve un'immagine così grande, soprattutto con questa bassa qualità, e che occupi 10 megabyte, perché, per esempio, il nostro servizio di mail non ci fa inviare un allegato superiore a 10 megabyte. Allora andiamo nel menu immagine e facciamo scala immagine, cioè noi ne riduciamo la dimensione. Se noi manteniamo chiuso questo anello di catena, diciamo la ratio che c'è, cioè il rapporto che c'è fra larghezza e altezza, rimane fisso, e bisogna fare così, altrimenti l'immagine si distorce. Se noi apriamo questo anello di catena, possiamo distorcere la larghezza rispetto all'altezza. Io consiglio sempre di mantenere chiuso questo anello. Qui al posto di pixel scegliamo percentuale e facciamo ad esempio 30%, cioè facciamo tab, dove riduciamo, per esempio, fino ad un terzo la larghezza e l'altezza. Fatto così, noi abbiamo scelto percentuale, abbiamo lasciato l'anellino della catena chiusa e abbiamo scelto di ridurre ad un terzo la dimensione della larghezza e l'altezza. Scala. Questa operazione, come vedete, noi facciamo Ctrl rotella per fare il zoom in GIMP. Vedete, già potrebbe essere sufficiente per aver ridotto l'occupazione nell'hard disk. Ma andiamo nel menu File, facciamo esporta come. E qui ci scriviamo, per esempio, per nostra semplicemente comodità, ci scriviamo versione compressa come nome del file, .jpg. Non appena noi in GIMP richiamiamo questo tipo di estensione, cioè JPG, e facciamo esporta, ci presenta questo pannellino molto utile in cui faremo la seconda operazione. La prima operazione è quella di aver ridotto la dimensione, larghezza e l'altezza. La seconda operazione è quella di ridurre la qualità. 100% è qualità massima, noi facciamo, diciamo, riduciamola alla metà. Così sono numeri che prendiamo così, 50%, e facciamo esporta, sempre all'interno della scrivania. Adesso noi vedremo, è stato fatto immediatamente, andiamo nella scrivania e noi confrontiamo le due versioni. Vedete che la versione originale era di quasi 10 MB e la versione compressa è di 125 KB, quindi è una riduzione molto grande, quasi è ridotta 100 volte. Vediamo come è venuta. Noi lo doppio clicchiamo e vediamo che, siccome l'immagine originale, in realtà, pur occupando un grande spazio, non era di una qualità, non è stata fatta così bene, questa immagine è comunque intellegibile, cioè comprensibile, ed occupa uno spazio molto inferiore. Questo tipo di operazione, quello di ridurre e di comprimere l'immagine, è molto importante perché, per esempio, i telefonini di oggi, anche se hanno degli obiettivi molto piccoli, delle focali di bassa qualità, non si capisce come mai fanno delle immagini che occupano uno spazio enorme, spazio che però non corrisponde alla qualità. Quindi è sempre meglio comprimerla, se uno lo vuole spedire via mail o se ne vuole, diciamo, fare un'archiviazione. Noi quello che abbiamo fatto, semplicemente, siamo andati nel menu immagine, scala, e abbiamo ridotto di un terzo, abbiamo scritto 30%. E poi siamo andati nel menu esporta e gli abbiamo detto abbiamo dimezzato la qualità, quindi abbiamo fatto la dimensione ad un terzo e la qualità alla metà. Ed ecco che vedete che un'immagine che era oltre 9 MB di bassa qualità
È rimasta un'immagine di bassa qualità, però perlomeno all'interno della memoria rimasta delle pennette occupa poco. Bene, il video di oggi finisce qui, spero che vi sia stato utile, vi ringrazio per averlo visto fino alla fine, al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.